Probabilmente almeno una volta nella vita lo avrete ballato, o quantomeno ascoltato con un orecchio distratto verso la TV durante il pranzo di Capodanno. Parliamo del Bel Danubio Blu, il più celebre dei valzer di Johann Strauss, che proprio in questo mese, 150 anni fa, iniziava la sua marcia trionfale che avrebbe conquistato nel giro di pochi anni tutte le sale da concerto del suo paese, dell'Europa e del mondo intero. Pochi sanno però, e di questo siamo grati al sito web Quinte Parallele, che il brano nacque in forma cantata, pensato per un coro maschile viennese, e solo a Parigi, in occasione dell'Esposizione Universale, ne venne eseguita la versione strumentale. Il successo fu debordante, tanto che, raccontano le cronache, vennero richiesti addirittura 20 bis. Ma l'immensa popolarità del brano, soprattutto negli anni a noi più vicini, ha allertato la sensibilità intellettualoide di molti critici, che lo hanno liquidato come musica superficiale e salottiera, dimenticando che tutti i più grandi compositori della storia hanno amato e perfino invidiato la prolificità, l'inventiva melodica, la straordinaria fantasia nell'elaborazione di temi di Johann Strauss, da Brahms, che fu suo amico e ammiratore, fino a Wagner e Schoenberg. Ma lui, figlio d'arte dell'altro Johann, il padre, celebre compositore della Marcia di Radetzky, avrebbe continuato per la sua strada, componendo brani su brani, oltre ai valzer, le marce, le polche, l'ouverture, con la stessa indefessa vitalità che lo portava a dirigere 3 orchestre diverse nella stessa sera, caracollando da un teatro a una sala da ballo viennese. E quindi auguri a Johann e al suo Danubio, nella speranza che presto anche il fiume, una delle culle d'Europa, possa tornare a definirsi blu. Nel Galateo non c'è niente di illogico, tutto è logica. Allora, il coltello con la lama verso il piatto, il cucchiaio esterno perché è la prima posata che useremo, la forchetta a sinistra perché la usiamo con la sinistra. Questa è la tavola di tutti i giorni. E il tovagliolo? Il tovagliolo a sinistra. Sì, perché il tovagliolo va a sinistra, come ribadisce nel suo libro Elda Lanza, 92enne, nota per essere stata la prima presentatrice della TV italiana, romanziera ed esperta di comunicazione e costume. Un manuale preciso e dettagliato per ogni situazione, dalla tavola al posto di lavoro, ai viaggi, ai rapporti di famiglia, alle occasioni speciali, al mondo virtuale. Ma soprattutto un libro per affrontare i cambiamenti della società, lo stile di vita moderno. Il Galateo non nasce per fare di noi delle persone più educate, ma fare di noi delle persone più pratiche, più normali, più adeguate ai tempi che cambiano. Il Galateo, se lo prendiamo così e non come un birignao, è un bel libro da leggere, è anche divertente. Ma non ci sono solo le regole precise e logiche del Galateo, ci sono soprattutto i valori della cortesia e dell'educazione, lo star bene con se stessi e con gli altri, in definitiva l'empatia. L'educazione ha la voce dell'affettività, è quello tra la mamma e il bambino, tra amici, tra parenti, tra estranei, quando si è con la voce di quelli che ti voglio bene, voglio che tu ne voglia a me, questa è empatia. Ed è la carezza, il grazie, prego, scusa, non macchiare, non avere il telefonino a tavola, perché si parla a tavola, ci si racconta a tavola, si spegne la televisione, si spegne il telefono, si spegne la radio e si parla. Questa società ha bisogno, sì, di Galateo se ne ha bisogno. Io continuo sempre, insisto su questo, se tu non hai nessun progetto nella tua vita in cui il Galateo ti può essere utile, fanne a meno che basta che tu sia educata, basta che tu abbia la voglia di piacermi e che io ti piaccia. Empatia.